Parola d'ordine, non fermarsi mai, perché è questa la cosa più importante nonostante questo periodo di grande difficoltà. Noi vogliamo raccontare la storia di Luca che in questa fase di emergenza ha deciso di aprire un proprio negozio, una barberia. Io do il benvenuto quindi a Luca, ma anche a Claudio. Ciao Luca, ciao Claudio. Buongiorno. Claudio, partiamo subito con te. Tu appunto per CNA coordini il settore del benessere, quindi hai un po' il quadro della situazione. Un quadro che purtroppo immagino non sia tanto rassicurante, ma vedere dei giovani che si buttano a capofitto in una nuova esperienza è veramente tanto bello, anche perché dà fiducia. Sì, indubbiamente oggi siamo in un periodo pazzesco per noi perché chiaramente veniamo da 3 settimane di chiusura, questa è la 3ª settimana, quindi è veramente un'oppressione molto, molto grande. Però ovviamente bisogna guardare avanti, prima o poi finirà questo passaggio, per cui chiaramente dobbiamo riuscire a tenere alto il morale guardando il futuro, guardando il positivo. E grazie a questo anche Luca che ha creduto in questa situazione. Qua, ma sono abbastanza i giovani che si rivolgono a questo settore, ma un po' è il momento dei giovani, si torna alle tradizioni sotto un certo punto di vista, si torna alla terra, ma si torna anche ai mestieri di una volta, che sono quelli che per fortuna la tecnologia non può sostituire. Quindi ovviamente siamo in sofferenza, ma guardiamo con positività perché la nostra manualità prima o poi tornerà alla ribalta. Eh sì Claudio, è veramente tanto bello quello che tu hai detto, quindi il ritorno dei giovani anche ai mestieri che la tecnologia di fatto non potrà mai sostituire. Luca, a questo punto io arrivo da te, aprire una barberia in questo periodo così complicato, direi che hai avuto un bel coraggio. Sì, dai, ora coraggio non lo so, un po' forse di non curanza, non lo so, però era una cosa che andava fatta, la dovevo fare, non stavo bene se non la facevo, quindi nonostante il periodo ho cercato di non farmi travolgere dalle emozioni negative, quindi di andare avanti. Era un progetto che avevo da tempo, quindi era giusto coronarlo con l'apertura, anche se non ho fatto una vera e propria inaugurazione, perché certo. Il tempo, il periodo non lo permette, insomma, però era giusto aprire così. Ma senti Luca, raccontaci un po' la tua storia, tu eri dipendente prima che decidessi di aprire, raccontaci un po' qual è stato il tuo percorso. Allora, nasce da lontano il mio percorso in questo settore, nel senso che solo negli ultimi anni l'ho fatto come lavoro vero e proprio da dipendente, però io sono cresciuto all'interno di una bottega di barbiere perché mio nonno l'ha fatto per moltissimi anni, quindi anche da piccolo io sono cresciuto con questa figura, sono cresciuto con l'aria che si respirava dentro una bottega da barbiere, dentro una barberia, però, quindi non so, l'ho avuto sempre dentro questa cosa. Ecco, ce l'avevi un po' nel sangue, insomma. Sì. E quindi tu hai aperto questa tua attività che si trova in centro ad Arezzo, se non sbaglio. Sì, in Piazza della Badia. Ecco, e l'hai aperta giusto qualche settimana fa, quindi in piena chiusura praticamente. Prima della chiusura, diciamo. Ho avuto giusto il tempo di fare qualche giorno di warm-up, diciamo di riscaldamento, un po' me l'aspettavo, insomma la situazione non prevedeva cose belle, insomma, però ho voluto comunque provare ad aprire per non farsi abbattere, insomma, perché è anche giusto tirare fuori la grinta e prendere le situazioni, insomma, a morsi, quindi dico apro anche se per qualche giorno apro comunque. È giusto, è veramente bello sentire un giovane che parla così. Claudio, sono questi i giovani che ci permettono di andare avanti con una forte speranza di uscita da questo tunnel terribile nel quale ormai siamo da un anno.
Beh, indubbiamente i giovani sono il futuro, per cui noi che abbiamo magari un pochino più di esperienza, dobbiamo cercare di coltivare queste giovani esperienze e di portarle, di indirizzarle nel futuro con forza e con determinazione. È ovvio, il nostro è un lavoro che è molto particolare perché è fatto con le mani e è fatto con materiali ogni volta diversi, perché ogni cliente che entra ha la sua morfologia, ha la sua visaggistica, ha la sua impiantologia dei capelli, il tipo di capelli, per cui è un progetto nuovo. E questo è il bello del creare arte, creare con i materiali che abbiamo in quel momento. Sono pochi i lavori che riescono a creare giornalmente in più persone un qualcosa di importante per il benessere proprio anche dei cittadini, insomma. Quindi credo che sia un bel percorso di vita questo del nostro lavoro. Eh sì, hai proprio ragione. Grazie Claudio e grazie anche a Luca per essere stati qui con noi questa mattina. È stata veramente una bella testimonianza, una bella storia da raccontare. Grazie e Luca, buona fortuna per tutto. Grazie, grazie a Grazie a voi. voi, buona giornata. A presto Claudio, ciao, ci sentiamo prossimamente. Noi a questo punto ci fermiamo, ma tra qualche minuto torniamo insieme perché ancora abbiamo tantissimi ospiti in collegamento.